2 dicembre 1909. Parto da Cuni a 4 uros di matin. Parto per Vinai. Fai un po' di freight. Sì, su lette di un lavituro per Eiro. Sì, ho burro. Prendo un po' di caffè. Mi sembra o rember da ribar a misun. De Monpaire. L'esperienza di Bartolomeo Marino, da un lato, è eccezionale, cioè, diciamo che molti altri vinadiesi o abitanti dell'alta valle sono emigrati proprio anche loro all'inizio del Novecento, dove ha Avuto inizio la, eh, la grande eh, migrazione, fa anche lui la transumanza verso la pianura della Croix, rimane lì a fare il pastore per eh, i francesi, per gli allevatori francesi, per eh, un po' di anni e poi a un certo punto eh, verrà poi. Eh, Invitato a raggiungere la California per fare eh, il pastore anche lì eh, di eh, gregi molto, eh, molto eh, numerosi. E poi ha raccontato il viaggio di rientro eh, A Vinadio, eh, un viaggio molto lungo ma ben descritto attraverso le sue parole che ci fanno capire quanto. Eh, lui fosse legato al suo paese, a, a Vinadio e alla sua famiglia. Sono nel tunnel del Moncenisio, arrivo al primo paese del Piemonte. Oh, cara patria, che da tanto tempo non ti avevo più veduta, ero molto lontano, ma pensavo sempre a te. L'Ecomuseo della Pastorizia eh, eh, quando eh, scopre la storia di Bartolomeo Marino eh, vuole approfondirla, vuole eh, conoscerla eh, proprio perché è un caso particolare. E come lo fa? Lo fa allestendo eh, una, una mostra, eh, si tratta di una ventina di, di pannelli che raccontano la storia di Bartolomeo Marino e in particolare eh, presentano il diario di quest'uomo. La mostra eh, su Bartolomeo Marino viene... Eh, allestita eh, dalle comuni della pastorizia eh, in occasione della fiera dei santi a Vinadio nell'anno 2009, a cent'anni eh, dal ritorno di Bartolomeo Marino nel suo eh, paese nativo eh, a Vinadio. museo e un eh, progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, eh, naturalistico, ambientale e di rivitalizzazione economica di un'area, abitualmente di un'area marginale dove ci sono eh, delle difficoltà come è nel nostro caso l'Alta Vallestura è stata colpita eh, a partire dall'inizio del secolo scorso da una forte eh, emigrazione per cui eh, l'ecomuseo in qualche modo vuole essere un percorso per far rinascere eh, questa eh, località. I temi eh, su cui si basa, su cui lavora l'ecomuseo sono due. Eh, da un lato il recupero della pecora sambucana originaria della Valle Stura che negli anni 80 rischiava di scomparire un secondo tema su cui lavora l'Ecomuseo è quello della transumanza, la transumanza che in lingua citana è l'Aruto, eh, con significato appunto di strada statale, ma anche di eh, percorso che eh, le pecore eh, facevano per raggiungere eh, gli alpeggi. E, la, eh, questa trasumanza data eh, almeno dal XV secolo e eh, prevedeva eh, la, la discesa eh, del, dei montanari eh, dopo, eh, nel, nella pianura della Cro, eh, dopo eh, la, i santi. Eh, per rimanere tutto l'inverno a disposizione dei proprietari eh, delle greggi, per pascolare le greggi e poi risalire in, eh, in montagna nei loro paesi in primavera verso la fine di, eh, di aprile. L'ecomuseo, eh, abbiamo detto, è un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale di eh, un'area. Eh, il patrimonio del territorio della Valle Stura è legato appunto alla cultura occitana, eh, occitana dal, dal latino, dalla parola latina eh, oc, est, eh, e, eh, una lingua che è parlata, in alcune valli del Piemonte, in tutto il sud della Francia, fino ai Pirenei e addirittura in Spagna eh, nella, nella Val d'Eran. E la lingua che in qualche modo eh, ha facilitato la partenza dei, eh, dei montanari verso la Francia, in quanto eh, in qualche modo eh, potevano eh, socializzare maggiormente proprio con le persone che eh, li ospitavano ne ho visto e passato, si può dire, di tutti i colori, più di agro che di dolce, a piedi o a cavallo. Ho fatto molte trotte, ho veduto molte montagne e tanti deserti, ho sofferto del caldo e molte volte del freddo, ho respirato anche tanta polvere. Nei luoghi sabbiosi. La Valle Stura di De Monte aveva una popolazione di 22.000 abitanti. Eh, eh, la popolazione della valle si è notevolmente ridotta e eh, eh, in questo momento eh, siamo più o meno a 6.500 abitanti. Ecco, la lingua eh, occitana. E eh, è parlato, è molto parlata ancora attualmente nelle valli del Piemonte, molto meno nel, nel sud della, della Francia. In questi anni eh, la, 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 tutto il patrimonio culturale ha visto una notevole ripresa, grazie proprio eh, soprattutto alla musica e a, al canto. Eh, infatti sono stati eh, in qualche modo. Eh, è stato valorizzato questo patrimonio attraverso appunto, eh, le danze, la musica e il canto.